Trust myself. Il fischietto evidentemente ha a che fare con l'elemento ludico. La terracotta ha trovato qua l'origine con un qualche, diciamo, gradiente di fuoco. Intanto mi pare che la cosa è molto impegnativa, pensavo fosse più una cosa effimera, transitoria, invece essendo un museo si stabilizza in una sede in cui tutto quello che è stato fatto nel corso di, credo, qualche secolo, non so quando siano partiti i fischietti. E ce l'hanno avanti Cristo. Beh, quindi insomma l'idea che si consolidi in un museo è un fatto importante, se non è più soltanto un'occasione effimera, ma una cosa che ha radici stabili, come d'altra parte è della terra. La terra è la cosa più stabile che abbiamo. Possono essere considerate opere d'arte? Ne ho viste poche. Direi che l'elemento caricaturale e di allegria che c'è nel fischietto tende a far dimenticare quello artistico, perché tu pensi alle opere d'arte quando pensi appunto a un santo, alla Madonna, tutto quello che è legato alla profondità dei sentimenti e della religione, della verità che l'uomo ha dentro. Quello che è legato invece al fiato, al piacere, al fischio, si fa fatica a legarlo all'arte, non perché non sia bello, ma perché ha una componente che è più ludica che non di riflessione profonda. Quando vai in chiesa sei un'aria solenne, quando fischi, fischi. Lei oggi si è preso una bella rogna, dottor Sgarbi. Ma è diventato ambasciatore del fischietto di Rutigliano. Veramente cosa non ho ancora accettato. Non ha ancora accettato, sta mantenendo la riserva. Beh, dipende, tanto se trovo una fidanzata Rutigliano. La facciamo di terracotta. Alla quale regalare un bel gallo. No, per capire quante volte potrò venire in Puglia, devo dire che adesso non è perché sono in Puglia, ma delle regioni italiane la Puglia è quella che io preferisco. La preferisco per ragioni che sono legate alla luce, al mare e all'integrità dei suoi borghi, mentre se uno va, non so, in Calabria o in Campania, delle bellissime, o in Sicilia, tutto rovinato, distrutto, sconvolto, edifici. Qui, certo, se uno pensa a Ruvo, vede, per arrivare al centro storico ci mette una mezz'oretta perché si perde nella merda edilizia che è stata fatta intorno a Ruvo, però poi il centro storico c'è, è integro, c'è la quantità di Putignano, Polignano, Ostuni, Martina Franca, tutti i luoghi di Puglia sono integri, Bitonto, Conversano, tutto questo è una cosa che mi ha sempre colpito. Sì, ma a parte il patrimonio artistico, proprio l'integrità dei borghi, tu cammini per le strade, per esempio Bitonto è come Venezia, perché non ci passano le macchine? Perché sono troppo stesse le strade, non perché non... Questa integrità dei borghi mi ha sempre colpito moltissimo, da quando frequento, ormai sono 40 anni, la Puglia, rispetto al resto del meridione. Beh, c'è anche Matera, che infatti ha avuto, però diciamo Matera come isola, come se fosse in mezzo al mare, e poi tutta la Puglia davanti al mare ha una bellezza così evocativa che uno ci viene volentieri, le masserie. Invece in Sicilia non che tu abbia paura della mafia, ma hai paura dei rompicoglioni. Poi in Sicilia tutti hanno bisogno di lavoro, qui invece nessuno ti chiede lavoro, mai nessuno. Io quando vado in qualunque luogo del mondo c'è un rompicoglioni che mi dà una lettera, ha bisogno di lavorare. In Puglia si vede che state sempre, non so. Stiamo bene, no, nessuno mi chiede niente, non so perché. Come valorizzerà, come valorizzerà? Cioè, adesso devo vedere il museo, adesso che sono ambasciatore. Allora intanto posso dire che la formula dell'amico Nuccio Altieri, presidente della provincia, mio vecchio amico, incredibilmente deputato, un conservatore, è questo, che io, lui forse l'ha fatto con un automatismo, sono stato nominato dal presidente della regione Lombardia ambasciatore per l'Expo. Io ho fatto molto, più di tutti credo, soprattutto per far vedere la bellezza d'Italia. Quindi quando mi danno un incarico tendo a fare qualcosa, perché non posso stare con le mani in mano. Per cui adesso che l'ho saputo da un quarto d'ora, valuterò come fare l'ambasciatore di Rutigliano. Però non è che posso l'ambasciatore già. Del fischietto. Del fischietto. Questo. Va bene. Mi viene in mente una cosa, che quando ero ragazzo andavo spesso a una cosa analoga che fanno a Budrio. Sì. A Budrio c'è un altro fischietto, che è una bellissima piccola città dell'Emilia Romagna. E quindi si possono fare gemellaggi, fare fischietti di qua e di là, fischiettare per l'Italia, fischiettare e svegliare qualche politico addormentato. Qui abbiamo Renzi che è troppo sveglio ma non sa dove andare, Berlusconi che è letargo come in un sarcofago di una mummia, no? C'è più l'aria. Grillo che non gliene importa più un cazzo della politica, cioè ha fatto un partito in cui fanno troppo e lui è pigro, io lo so, gli ho anche parlato, cioè lui non sa come
manovrare questa cosa che gli è venuta fuori per caso, ovviamente per caso. Quindi il fischietto, richiama qualcosa che tiene sveglio, perché uno ti rompe i coglioni fischiando, alla mattina ti svegliano, quindi il fischietto è un segnale di vitalità, di sveglia al mondo. La Puglia inizia fischiettando, che è ora di finirla con questa... La Boschi, per esempio, facciamo un fischietto. professore, un attimino, ritorniamo al fischietto, ritorniamo al museo, una battuta, sì, ritorniamo al vederlo, museo. Un attimo solo, ritorniamo al museo. Il museo è ospitato in un ex convento, sì, quindi lei cosa ne pensa? Beh, facciamoglielo vedere. No, ma questo lo posso rispondere a questa domanda, che una cosa che mi ha sempre colpito. In Puglia, ovviamente questo che lei mi dice è un fatto, che ricordo un altro pugliese che si chiamava Amedeo Lia, che fece l'industriale, il costruttore alla Spezia e ha messo il museo dei suoi capolavori, aveva molte opere d'arte importanti, in un convento di La Spezia. Allora, l'Italia è così piena di edifici costruiti che pensare di costruire un altro edificio di qualunque natura, condomini, case, palazzi, musei, è un errore legato all'ambizione e alla speculazione. Quindi poter riutilizzare uno spazio che sarebbe altrimenti vuoto è la cosa più intelligente. Quindi questo lo dico come a priori, che in Puglia, dove tanti sono gli spazi, penso agli spazi di Lecce, l'Università di Lecce, si riesca a far rivivere i luoghi costruiti in antichità, è certamente un segnale importante proprio per non rovinare quello, perché dove tu fai una cosa nuova sicuramente fai una cosa brutta, dove restare un edificio antico riabiliti qualcosa che altrimenti rischi di perdere. Grazie professore, la saluto, ciao. Bacio. Arrivederci professore, ciao. Dimmi, vediamo già in fischietti vincitori, i fischietti vincitori del concorso, la giuria tecnica la città del fischietto a livello anche oggi legato c'è una sì, questo è il sito. Hai uno di fronte e uno alle spalle. Aspetta, è un'opera d'arte. Ma il mio dov'è? Dov'è il mio fischietto? Cornuti, capre! È l'ultimo sindaco d'Italia e non c'è, non hanno fatto niente. C'è il cornuto. Someone else, that's right when I trust myself, trust myself, and let them walk away. Bello, bello. Questa è la foto di un fischietto che ha vinto, dove c'è, adesso te la faremo vedere, cioè, era la foto della scuola dove c'era sempre quello che metteva le corda all'altro. Eccolo là, sì. Vito Moccia, che è lo stesso che ha fatto il fischietto vincitore del concorso di quest'anno, cioè il stesso artista, sì. Moccia, ragazzo, sveglio. Guarda che bella questa cinque, cosa c'è? Siamo il paese dei fischietti in terracotta, quest'anno abbiamo inaugurato il museo del fischietto in terracotta e quindi chi meglio del professor Sgarbi poteva accogliere il nostro invito a diventare ambasciatore del fischietto. Che cos'è il ruolo dell'ambasciatore del fischietto? Speriamo che il professore accetti qui con noi questa investitura così importante. E il ruolo che il sindaco conferisce al professor Sgarbi affinché possa essere in questo anno fatta la migliore promozione del fischietto in terracotta all'interno del nostro paese, di tutta l'Italia e magari anche dell'Europa. Io ringrazio innanzitutto il professor Sgarbi per aver accettato questo invito, il fatto stesso che abbia già assicurato la sua presenza vuol dire che abbiamo fatto metà del percorso, adesso speriamo che sciolga la riserva rispetto al titolo che vogliamo conferirgli, perché nei corridoi mentre visitavamo il museo la riserva non l'aveva ancora sciolta, però cercheremo adesso di convincerlo della bontà e di quello che gli stiamo chiedendo. Io ringrazio di cuore per aver accettato questo invito,
così come ringrazio l'intera platea e tutti coloro che rispetto a questo evento, a questa manifestazione comunque ci hanno messo del proprio, hanno lavorato. Siamo ormai alla 28esima edizione del concorso nazionale del fischietto in terracotta e da un po' di anni usiamo comunque individuale un personaggio comunque del mondo dello spettacolo, un personaggio che per determinate caratteristiche, per determinati motivi, cerchiamo di nominare ambasciatore del fischietto in terracotta città di Lutigano. Quest'anno la scelta è ricaduta sul professor Vittorio Sgarbi. Quindi al professor Sgarbi, ambasciatore del fischietto in terracotta, riserva sciolta. Voi Sgarbi, la scarpa, facciamo la parola. Adesso proviamo attraverso anche l'intervento e quindi due parole che l'onorevole Altieri vorrà spendere di ulteriormente convincere il professor Sgarbi in questo arduo compito che mi auguro lui vorrà svolgere per questa magnifica e meravigliosa città che è la città di Lutigano. Bene, io avere Sgarbi a casa qui a Lutigano, nella nostra città, per me è davvero un grande piacere, perché quest'anno conosco Vittorio da 20 anni, lo voglio dire qua, mi trovo nel mio comune. Io ho conosciuto Vittorio quando ero all'università a Roma da studente, fingendomi giornalista. Volevo conoscerlo, volevo capire di che pasta era fatta, se di terracotta o meno, di granito, e mi finsi giornalista. Presi un appuntamento con lui. Lui mi invitò, allora era in albergo all'ambasciatore, ti ricordi Vittorio? Dopodiché per un'ora mi prese con sé, mi fece girare tutta Roma fino a portarmi a cena con Botero. Io mi ritrovai da voler conoscere Vittorio Sgarbi, avevo 23 anni, a dopo un'ora a cena con Vittorio Sgarbi e Botero. Perché vi racconto questa cosa? Perché Vittorio è capace di ogni magia in questo senso. E prendo le parole che hai detto in intervista: bisogna fischiare oggi all'Italia, bisogna svegliare quest'Italia, e da Lutigano mandiamo un grande fischio per svegliare tutta l'Italia insieme a te, Vittorio. Grazie. E ti lascio la parola come ambasciatore di sì o no. Vuoi tu, Vittorio Sgarbi, prendere il fischietto? E qua la finisco. Vittorio. Sì. Ecco, no, non so quale. Quello è basso. È basso. Allora devi stare seduto. Beh, a questa domanda non ho mai risposto nella formulazione che ho espresso come sindaco in diverse occasioni, cercando di rendere invalidi i matrimoni secondo due formule, una estetica e l'altra di sostanza. Allora, voi sapete che nel 1992 è stata fatta la riforma delle amministrazioni attraverso il decreto Bassanini, o legge Bassanini, e hanno fatto sì che i sindaci avessero la fascia come Miss Italia. È fatta così, parte dalla spalla e arriva al fianco. Una stronzata, evidentemente, perché la fascia si chiama tale perché, come quella dei cardinali, dei vescovi e dello smoking, è fascia di pancia. Dal 1861 al 1993 si è portata la fascia di pancia. Quando sono arrivato a fare il sindaco la seconda volta a Salemi, ho riunito gli assessori su questo fondamentale tema della fascia. Il segretario, che era un ciccione da fascia, alla mia domanda, guardi, mi faccia fare la fascia di pancia, mi ha risposto una cosa che non si può dire, non si può. Io, guarda, lei da questo momento è licenziato. Primo atto, dice, come dire, lei non si può, lo dice a sua nonna. Dopo un mese arriva il nuovo segretario governativo, mi fa la fascia di pancia, subito mi ha risposto. E così ho dato l'esempio di come non si possa dire no a me, e soprattutto su una cosa che io decido, mi glielo per i coglioni, perché la fascia che il sindaco porta anche oggi è un ornamento per dare il senso che lui è un uomo distinto e il primo cittadino, e viene anche riconosciuto dalla fascia, ma è obbligatoria solo il 2 giugno e il 25 aprile, per il resto uno si mette la faccia che gli pare, quello non se la mette. In occasione del matrimonio tu riassumi, degli altri intendo, perché
il matrimonio va fatto agli altri come fanno i preti, fosse una cosa buona i preti lo tenevano per sé, è evidente che il matrimonio ha in sé una maraviglia, il prete dice sì, fallo tu, io arrivo dopo. Invece il sindaco, generalmente sposato, fa il matrimonio e forse deve avere la fascia giusta, io l'avevo sempre sbagliata, quindi già funzionalmente questa fascia rendeva i miei matrimoni non particolarmente, diciamo, formali. Ma poi c'era quella formula che è sopravvissuta alle riforme del costume, che dice l'uomo e la donna nel matrimonio hanno l'obbligo della fedeltà. Siccome non c'è nessuna sanzione, non è che se lui, lei cronifica lui, qualcuno le fa la multa, quindi è una stronzata sbagliata, va riformata, perché l'uomo e la donna hanno la scelta della fedeltà. Se mai uno folle vuole essere fedele, perché non so, magari è pigro, perché non so, qualche ragione ci sarà, però è una scelta, non è un obbligo. Quindi io non lo leggevo, e tutti i matrimoni che ho fatto, una cinquantina, sono invalidi, perché la formulazione non prevedeva un elemento che invece è ancora nel codice per... E quindi quello che mi ha detto, vuoi tu, vuoi buonanotte, mi ha ricordato quel ritmo, e quindi sto ancora pensandoci, perché diventare ambasciatore di... Per un anno, Vittorio. Ah, per un anno, quindi è un matrimonio a termine. A quel punto chiedo... Poi vediamo. Ecco, nell'ordine però, le considerazioni che volevo fare oltre alla formulazione sono queste. Vedo che il concorso nazionale c'è da 28 anni. Dico, per 28 anni avete dormito, io c'ero 28 anni fa, quindi voglio dire che... Poi non basta, quindi mi avete trascurato per 28 anni. Appena ero sul punto di morire, cioè un mese fa, chiamiamo lui. Poi, Altieri mi conferma che mi conosce da 20 anni, un ventennio come il tempo resuce, è il 20° anno dell'era Altieri, e anche lui che è di Utigliano per ridere solo oggi, brutto stronzo. Già volevo protestare, per cui farei così, io posso accettare di essere ambasciatore, ma solo se diventa l'anno primo dell'era Sgarbi, perché il 28 per l'Italia, anno numero uno, come quando c'era il durante il fascismo c'era settimo, ottavo, no, che erano, poi non vogliamo, non c'è nulla da riprodurre del danno che ha fatto il fascismo all'Italia, ma alcune cose, almeno formali, non fanno danno. Quindi questo non è il 28, ma è il prossimo anno, primo anno dell'era Sgarbi, che sarà un'era rivoluzionaria, perché appunto occorrerà far capire che i fischi hanno due funzioni. Quella che prima ho detto e che ha ricordato Altieri, che è positiva, si fischia per svegliare qualcuno. Ma normalmente quando tu pensi ai fischi è perché qualcuno viene fischiato perché è un incapace. Cioè ha preso molti fischi, quindi applausi, faremo la fiera del fischietto e anche quella dell'applauso. Cioè il fischio porta con sé la sveglia ma anche il rischio che uno sia fischiato, e questa è una componente che andrà studiata, perché nel fischio, che poi ha un doppio significato, però si fischia per dare consenso, però molto spesso si fischia per dare invece di senso, quindi andrà studiata questa doppia uscita. E questo può essere un tema interessante sul significato del fischio. Ma adesso che sentivo Altieri ricordare i nostri incontri, forse la cosa della funzione me l'aveva detto, questa di Botero mi pare bella, perché sarebbe una buona cosa, perché per chiedere a Botero di fare un fischietto, perché se un grande pittore che è legato anche all'umore, al divertimento... L'anno primo della Sgarbi, che sono fischietti di artisti, ma non questi bravi artisti come quelli che ho visto qui, Moccia, La Forgia, che hanno vinto, che vinceranno, che sono, che poi il vetro, che sono applicati al fischietto sul piano di una loro scelta funzionale per il fischietto, perché magari sono artisti che hanno un loro umore, ma uno che non ha mai fatto un fischietto, ma che compenso è un artista molto conosciuto e che potrà misurarsi con quelli che lo fanno per divertimento e per mestiere. Quindi questa può essere una delle ipotesi. Quanto alle altre cose singolari di questi 20 anni, per il fatto che io ho trovato un bambino, che era appunto Lucio Altieri, questa faccia da innocente, poi è diventato più colpevole, insomma, nel tempo, però insomma, una faccia da innocente, che ho sempre preso come un ragazzo. Ho scoperto oggi, ma l'avevo già capito, che era diventato deputato. Cioè siamo arrivati al punto che Altieri è diventato deputato, quindi vuol dire che c'è una cosa di corruzione nel mondo, perché è una cosa che io non potevo neanche immaginare. Io in compenso non lo sono più da 10 anni, porca puttana. Cioè, lui, io sono uscito dal Parlamento nel 2006 per evidente incompatibilità, perché già come dice Zalone, la prima Repubblica era meravigliosa, perfetta. La seconda era una merda, poi le terze, cioè. Per cui di fatto io sono uscito perché ero incompatibile, lui è entrato perché lui è compatibile con la merda, però ne vuole uscire, e
devono uscire in forma di fischietto. Perché quando tu fai un fischietto sai che c'è una certa somiglianza fra la terra e la merda. Devi cercare di scegliere la terra ed evitare la merda. Lui sta in questa fase, allora si è fittato dentro per cercare di trovare una soluzione. Io lo guardo con molta attenzione, infatti in televisione a un certo punto, quando lui stava in Forza Italia, lo sentivo parlare e dico, ma è strano, non l'avevo riconosciuto subito, perché uno che parla bene non dice, non è Bondi con l'aria lacrimosa, non è Verdini con l'altro distacco, non è, era uno normale e bravo. Sono passati alcuni mesi e l'ho rivisto l'altra notte. Sembrava un po' democristiano, sembrava seduto su quella poltrona ormai da secoli. Dice, lei cosa pensa delle coppie di fatto? Beh, noi siamo naturalmente inclini a ritenere che ognuno faccia quello che vuole, quindi eterosessuali anche loro, sempre di meno, omosessuali moltissimo, era diventato, sembrava parlare di mezzo suo. Poi sono venuto, mentre mentiva spudoratamente dicendo tutti uguali, quella tolleranza, però i bambini no! I bambini non possono. Io ho visto che c'è un momento in cui si è svegliato un po' da questa. Perché, vuol dire, il Parlamento può anche nominare un uomo saggio, bravo, gentile, farlo diventare uno un po' ufficiale, ecco, perché quindi lui deve evitare questo rischio, che un po' ce l'ha il doppio petto, poi un po' sigillato, insomma, quindi dobbiamo cercare di renderlo più scamiciato. Detto questo, è un bravissimo giovane. Non mi ha mai detto che è nato Lugliano perché è uno stronzo verso la sua città, io sono il presidente della provincia, lo so di Maglie, di Maglie, vicepresidente delle cose di questo genere, mai nominata Lugliano nella sua vita. Grazie. Mai detto ha rinnegato la sua città. Oggi si sveglia, sono di Lugliano, vieni da Lugliano, mio fratello, mio cugino, il sindaco, prendo atto che lui da Lugliano riparte. E credo sia quello che dobbiamo fare, cioè è ripartire da Lugliano. Ho pensato di fare un movimento politico di partire da Lugliano, forse, perché anche il sindaco che siamo il primo sindaco, che non sai più da che parte andare, quindi, ma che sia stata una bella idea prendere un luogo storico come questo, un convento, trasformarlo in un museo, renderlo festoso, farlo piacere ai bambini, perché mentre i bambini nei musei non ci vanno, il museo del fischietto ci andranno, si divertiranno a farli, potranno farli anche loro, potranno specchiarsi nella fantasia, nell'arte. E così, passando dalle battute alle cose più alte, mi è venuto in mente che lo scultore che io in assoluto prediligo tra tutti quelli che hanno fatto capolavori in Italia, che sono tanti, c'è un artista che si chiama Nicolò dell'Arca, che nasce come Nicolaus de Apulia e che ha fatto terracotte. Forse alcune cose potrò suggerire agli amministratori per rendere questa bellissima idea di un museo pieno di allegria, pieno di feste. Poi sono venuto ieri per una cosa che ho subito stroncato, perché basta invitare Sgarbi, lui fa l'opposto di quello che tu gli chiedi. Mi ricordo quando portavo in giro dei candidati, tanti anni fa, li guardavo e lui diceva, ma volete mica votare uno stronzo come questo? Avete visto la faccia che portavo io? È un morto! Viceversa, oggi la sensazione che ho avuto è stata subito di grande piacevolezza, quindi è stato ben allestito il museo, belle le vetrine, ben illuminate, cioè qui non devo criticare nulla, però la chiedi. Buon museo, c'è un ottimo sindaco con la faccia del cazzo di fuori. Te immagini un vescovo con la fascia di Miss Italia. Qui tu sei la Miss Italia di Ligliano. Quindi invece l'ambasciatore dell'era porterà una bella fasciona di pancia, bella, e anche io Altieri, anche lui vorrà seguire. Cercheremo di fare la riforma, le piccole riforme ma significative. Per il resto, e fatte queste considerazioni che mi auguro vi abbiano divertito, nonostante io sia mezzo morto e non sono tornato in vita, e devo veramente congratularmi per la. Quando mi ha invitato Altieri, già la parola fischietto, dico, devo andare a rompermi i coglioni a Rutigliano, non c'è come gente che fischia, e non pensavo che il museo fosse così ben ordinato, quindi è soprattutto bello da vedere. Ma l'idea che un museo sia realizzato in uno spazio storico è un modo per dire non costruiamo più niente, non mettiamo pale eoliche che distruggono il paesaggio e sono minacciate che qua intorno, non facciamo schifezze, non distruggiamo i centri storici, ma invece facciamo di vivere, e in questo spazio bellissimo il fischietto dà allegria, festa, felicità e sveglia perfino Lucio Altieri, che si è ricordato di essere un italiano.
Bene. Dove sei nato tu? A Rotigliano, anzi. Ammettilo.